Siamo tornati in diretta, tra l'altro con un pezzo ancora di Da Sì che va sotto. I ragazzi della Yuma Records, che invito ad entrare, Bruni e Daniel, non me ne vorranno, è una loro produzione, un loro prodotto, quindi è bene che vada sotto. Vi do il microfono che condividerete, perché voi non siete mono stasera, ma siete stereo. Siamo stereo. Stereo. Siete fratelli. Sì, sì, sì. Perché fratelli. Tu sei DJ Bruni. Sì. E tu sei Daniel, però comunque Daniel Bruni. Bruni, sì. Sempre Bruni. Il cognome rimane il solito. Allora, io direi di iniziare con la prima domanda. Quindi, come inizia il vostro duo? Una lunga storia, dipende da dove volevamo prendere. Inizialmente siamo nati che tutte e due suonavamo nei gruppi rock locali, quindi siamo partiti proprio dalla base anni 90. Poi piano piano Giovanni è stato il primo che ha approcciato ai piatti con i vecchi vinili, insomma tutta la passione del caso, e poi addirittura fu mia mamma che è stata la nostra prima vera fan, in quanto io ero sempre un rocker che continuavo nei miei gruppi locali che ti spiegavo prima, e fu lei che per prima mi disse: ma perché non provate a unire queste vostre? Alla fine siamo cresciuti insieme con la stessa cultura musicale. E da lì infatti poi sono nate le prime sessioni di DJ set, dove poi si è sviluppato anche tutta la simbiosi di produzioni e quant'altro. Quindi avete iniziato su due fronti musicali diversi? Sì, infatti Bruni e Daniel è il nome non a caso, perché Giovanni di suo era già DJ Bruni, quindi aveva già una sua realtà autonoma e indipendente. Io mi sono più legato nel tempo, però poi alla fine ci siamo suddivisi i ruoli, insomma. Tu che strumenti suonavi? Io ero un ex bassista e tra l'altro poi mi sono ritrovato anche cantante senza sapere cantare. Però vabbè, nel rock alla fine era quello il sapore del rock, era un po' quello, non saper cantare. Fare qualcosa e fare finta di farlo bene, era quello che però come bassista bene. Magari avevi davo, il talento. Sì. Hai lasciato totalmente? Ma ogni tanto viene fuori con qualche amico di vecchia data di riproporre qualcosa dal vivo. Ci sono infatti mezzi progetti ancora, comunque di definitivo niente. Non c'è niente. Però non è mai stata, diciamo, non è mai stata mollata quel lato lì. Alla fine ci ha sempre fatto bene arrivare da una cultura diversa, e sempre bene non lasciarla morire lì. Invece Giovanni, il background visto dalla tua parte, perché tu sei la parte più elettronica, trascinato Daniele, tuo fratello, sei stato più forte. Sì, più forte. Cos'è successo? Come hai fatto a convincere? Tua mamma dice? La mamma è stata un po' un collante che ha sempre un po', diciamo così, stimolato la musica nella nostra vita fin da piccini. Cioè, la musica in casa nostra è in tutte le stanze. È sempre stata una guerra tra mio padre e mia madre a chi voleva mettere più musica in una stanza rispetto ad un'altra, quindi che Daniele è proprio vicino che okay. Mi stavate, va bene, scusami. e quindi niente, io ho avuto sicuramente un background molto più funk e soul, ho seguito più le orme di mio padre, che comunque era un grande amante del rhythm and blues, del jazz, era anche ai suoi tempi un organizzatore di eventi jazz, quindi c'ha il sangue non mente, e quindi ci ha portato per molte, insomma, per tanto tempo anche da piccoli a seguire tanti concerti, insomma ci ha un po' fatto crescere a pane e cassette, diciamo, e quindi poi da lì ho continuato comunque un percorso sempre su sonorità diciamo molto R&B, e sono passato dall'R&B fino all'hip hop, dall'hip hop verso i 16 anni ho scoperto la house music, e lì mi sono completamente innamorato e ho detto: cavolo, questa è una dimensione che proprio ci sto dentro. Hai un bel bagaglio, però voglio dire, anche altri generi musicali. Sì, è stato un percorso vario che poi alla fine credo che è sfociato in tutto nell'elettronica, che è una grande, la posso chiamare una grande famiglia che raccoglie un po' come vuole tutti i generi musicali, accetta tutto, se uno lo sa mixare bene, mescolare bene, non ha barriere, quindi accetta un po' tutti i background che uno ha. Ecco, infatti proprio su questa cosa magari mi soffermerei, perché poi c'è l'aspetto produzioni. Voi sono almeno due o tre anni che già producete, insomma. Sì, insieme sono tre con anni. Con il vostro marchio. Voi, ecco,
come, ecco, spiegatemi questo, il discorso di produzioni musicali, perché sì, poi vorrei farvi una domanda più afferente al marchio Yuma, che poi ci spiegherete, non è solo musica, ma, cioè, è musica ma anche organizzazione di eventi, non è quindi solo performance, ma è un team di persone. Sì, poi, no, è un brand a 360, un po' più... Che poi ve lo chiederò. Certo, certo. Però la domanda che volevo farvi prima magari era questa qua, sulle produzioni, ecco. Sì. Come vi approcciate alle produzioni? Perché tu magari con questo background che hai a livello di musicista, certo, come ti relazioni con, come vi relazionate con le macchine, con gli strumenti? Cerchiamo di prenderlo come punto di forza, cioè nel senso, abbiamo sempre, ci siamo sempre detti tra me e mio fratello che l'arrivare all'elettronica da altre culture anche totalmente distanti è sempre un pregio, comunque se ti dà una visione, un'ottica un pochino più ampia di quello di cui stiamo parlando. E le produzioni come sono arrivate? Penso con i mezzi più comuni, quindi abbiamo iniziato con i primi computer, Ableton, solite macchine, per poi arrivare comunque sia a capire che sì, c'è stato un incremento di tecnica, di strumenti, materiali utilizzati, anche se poi alla fine la cosa comunque sia che fa più da denominatore comune tutti i fattori che portano alla composizione musicale è testa e cultura. Quindi anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico delle produzioni, più che soffermarmi su alcuni particolari specifici di sonorità o macchine particolari, almeno io personalmente, ma anche Giovanni insieme a me, ci siamo sempre accorti che una buona produzione musicale deriva da una serenità di testa e comunque sia da obiettivi ben precisi senza perdersi troppo nel nulla, che nella musica è molto facile, diciamo. Per collegarsi poi alla domanda, al discorso appunto del progetto Yuma, perché parte da lì, infatti, avete creato questo marchio, sì, poi avete prodotto dei dischi per altre etichette, sì, e adesso invece siete tornati sul vostro marchio. In verità siamo partiti proprio dal marchio Yuma. Il marchio Yuma è stato un brand, ora poi infatti Giovanni spiegherà meglio, che è anche più portato in questo tipo di esposizioni. Però sì, noi tramite il marchio Yuma ci siamo affacciati al mondo della produzione musicale elettronica, quindi la nostra prima release è stata proprio sulla nostra etichetta che tanto desideravamo e tanto volevamo. E da lì ci siamo ben presto accorti che non era sufficiente per farsi conoscere, anche se spacchi, però è necessario farsi vedere anche su altre etichette, altre realtà. E infatti da lì poi ci siamo messi sotto, abbiamo cominciato a affiancarci ad altre realtà, abbiamo pubblicato su Noir, Area Remote, che è stata una pubblicazione che ci ha dato una buona visibilità, adesso Kindish, nuove cose stanno arrivando. E quindi insomma, diciamo che siamo partiti da Yuma, ci siamo affacciati fuori, ma comunque sia rimarremo sempre fedeli al nostro marchio, al nostro brand che ci ha sempre accompagnato dall'inizio. Brand tra l'altro che appunto, Giovanni, sì. Quante cose fate con Yuma? Quanti siete soprattutto? Siamo diventati un plotone. Vabbè, alla fine il concetto base è quello di essere una grande famigliona, cioè ovvero... Yuma è nata un po' da me e Daniele, Luca Luperini e Lia Crecchi, che ad oggi comunque loro si chiamano Undercat come progetto. È un progetto nuovo che sta andando molto molto bene, infatti insomma, li salutiamo, sono i nostri compagni di avventure. E è nata un po' dall'unione di più intuizioni e comunque capacità tecniche. Luca era già un label manager, io ho già lavorato molto in ambito di web design, insomma marketing, branding, ero un po' le prime esperienze, ma avevo già una visione di avere un po' il piacere di creare un brand a 360. La musica è stata chiaramente il là che ci ha fatto poi partire, quindi chiaramente sono tutti DJ produttori, la musica deve essere al primo posto, ma l'idea comunque è sempre stata fin dall'inizio quella di creare non soltanto un'etichetta elettronica, ma un insieme appunto di situazioni che gravitano intorno alla musica, quindi eventi, quindi un roster di artisti, di giovani artisti da affiancare alla label, quindi dei party, degli showcase, dei tour, e poi da lì chiaramente siamo partiti con avere poi anche un club che è il Vibe Club a Calcinaia in provincia di Pisa, che comunque ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso, siamo insomma rimasti molto orgogliosi di questo e quindi piano piano verremo a trovare, venite quando vi pare. Veniamo a trovarvi, magari prima in versione leggera, a indagare un po', a fare un po' di interviste, sì, in qua là, sì, a sondare, certo, anche certo.
la piacevolezza, voglio dire, del posto, ecco, certo, anche certo. Da parte di chi lo vive. Una domanda, insomma, che vi vorrei fare, perché ho visto comunque anche sulla bio che di esperienze all'estero ne avete fatte un bel po'. Londra, sì. Germania, Stati Uniti. Ti fa una domanda secca, sì. Diretta: com'è che si va a suonare all'estero così tanto? Domandone. Io credo che ognuno ha un po' la sua storia. Cioè, penso che la prima data all'estero sia un po' un'avventura per tutti. A noi ci è capitato da suonare parecchio in Toscana, ma non avrei mai avuto l'opportunità, o almeno grandi opportunità, di suonare anche per esempio in Italia, quindi in grandi club italiani al di fuori del nostro panorama toscano, di andare direttamente a fare un tour di un mese negli Stati Uniti. E uno dice: ma com'è possibile, no? il collegamento? E alla fine l'unico collegamento è la musica, perché se la musica funziona e piace, oggi con la rete uno può arrivare oltre anche ogni limite mentale che uno può pensare, no? Il media che vi ha spinto oltre ovviamente le vostre capacità è stato la rete, comunque. La rete, in particolare sulla prima release di Yuma che abbiamo fatto, che tra l'altro era anche una traccia, insomma, potente, che ci ha rappresentato, che c'era anche tra l'altro un sample di Frankie Energy, di quelli che ben pensano, quindi pensa le tue reminiscenze, le mie reminiscenze hip hop sono riviste. E praticamente un giorno su Facebook, te la faccio in breve, sembra quasi una barzelletta, un promoter di Tampa, che non so nemmeno dove era Tampa, una che ragazza fighissima, tra ragazza, una super ragazza di cui Daniele si è innamorato. Allora facciamo un appello: se ci vedi in questo momento, ci vedi, chiamaci, è sempre qua. Ti aspettiamo. Niente, ci scrisse e ci disse: guardate, il vostro disco qua giù sta andando fortissimo, l'hanno suonato a un festival davanti a 4.000 persone in tutti i barretti o i piccoli club di zona, tutti stanno suonando questa traccia che si chiamava My Energy, che riprendeva un po' la traccia di Frankie Energy. Qualcosa ci suonerete stasera? Pensate di metterla? Di nuovo. Quella la vediamo, magari c'entra un revival. La tiriamo fuori. E quindi fu quasi un po', dissi: ma sarà vero, non sarà vero? Ci mandò un po' di video e effettivamente questo nostro disco era suonato davanti a tantissime persone, e lei ci contattò e ci disse: guardate, avremo piacere di portarvi qua in America. Aveva anche altri contatti su New York, e quindi in 4 mesi abbiamo creato questo primo tour e da lì poi siamo partiti. Spada anche il secondo. Continuate adesso gli impegni dell'etichetta, però riuscite comunque a suonare all'estero ancora? Sì, l'anno appena passato abbiamo fatto un pochino meno cose all'estero, perché tra il club, il brand e tutto ci ha impegnato veramente tanto, quindi anche i fine settimana, comunque andare via per 2-3 settimane ti implica comunque di lasciare un po' di lavoro a casa, che se siete in primis o comunque che lo svolgi non puoi delegare, quindi. Però penso che per questa stagione sicuramente ripartiremo molto di più fuori a suonare, sia a livello europeo che anche... Allora speriamo di seguirvi anche in quel caso, non solo con l'inside, tutti dietro, vediamo come fanno gli americani che si portano dietro tutti, la famiglia, partiamo, noi ci aggreghiamo. Volentieri. Ecco, un'altra domanda. Prima abbiamo intervistato da Zee, che sì, ovviamente è un ragazzo che... comunque un duo in realtà, allora sì, da solo, sì, ma comunque sì, sono un duo che sta iniziando a produrre per la vostra etichetta, quindi sì, sì, dire, cosa vi ha colpito in lui e cosa in generale vi colpisce dei ragazzi che vi mandano o che vi potrebbe colpire, così che magari se qualcuno vi manda sa dove colpire. Certo. Vi scopro. Ma è un insieme di fattori, sicuramente anche con Alessandro, come gli altri ragazzi che stanno approcciando ora al pianeta Yuma, c'è un discorso di rapporto che parte anche prima dalle produzioni, quindi effettivamente noi ci siamo già incontrati anni fa a livello anche organizzativo, suonavamo insieme, quindi devo ammettere che effettivamente siamo comunque sia persone con le quali abbiamo sempre collaborato. Anzi, sapevamo da tutte e due le parti c'era la volontà di unire un po' questa nostra conoscenza e collaborazione anche sul reparto delle produzioni, e quindi poi piano piano ce l'abbiamo fatta. Cosa gli consiglia qualcuno che viene da fuori e prova a entrare in Yuma? Impossibile entrare? No, anzi. No, si entra.
Sono i benvenuti. Sicuramente ci deve essere. Le cose sono due: o si parte più da un rapporto umano, quindi effettivamente noi collaborando anche in tante realtà abbiamo possibilità di conoscere tante persone che gravitano intorno al clubbing, non solo per le produzioni. Quindi quello sicuramente è un aspetto con il quale facilmente si può entrare con noi in contatto. E quindi anche da lì deriva il fatto che l'aspetto umano delle persone, benché possa sembrare secondario, per noi è molto importante, appunto perché. Quindi anche come le persone si pongono nel proporre le cose. C'è infatti una progettualità che non è solo fine alla parte artistica, ma anche insomma tutta la parte organizzativa, insomma è un discorso un pochino più completo. E se no, altrimenti noi comunque sia ogni settimana ci ritroviamo per ascoltare le demo che ci arrivano, quindi. Quella lì inviatele alla mail, ovviamente trovano sul sito, sulla pagina Facebook. Certo che le possono trovare. E niente, sicuramente mantenendosi su una costanza riusciremo sempre più a riconoscere le persone che ci mandano le demo e quant'altro. Bene, allora quindi non aspettate, iniziate a mandarle già da stasera. Poi se non le ascoltano ci penso io. Potete trovare tutte le informazioni comunque su www.yumamusic.com. Ecco, insomma, ci sono tutte le varie nostre info. È un venditore. Imparando. Infatti poi inseriamo un programma correlato a Bruno e Daniel, grazie mille. Dopo ovviamente da sì suonerete voi, quindi okay. Ci rivediamo grazie tra poco. Grazie, un 5 alto. Vai. Ciao. Alla prossima. Frozen. We're gonna get old. We're gonna get bored. Like people on a long line. Won't fool empty spaces all my life. I feel like a stone. Lost in a valley full of other stones and love bones, like a passing cemetery, a crematorium where emotion smokes, sexual desire. Behind.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
I feel love.